Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video, finalmente. Era un po' di tempo che non ne registravo uno. Oggi addirittura dalla nuova postazione, quindi sono molto contento perché finalmente riesco ad operare il nuovo angolo di registrazione video che avevo già attrezzato da un po', ma gli impegni mi hanno tenuto lontano. Ma vediamo subito il prodotto di oggi. Oggi parliamo di diffusori di aromi. Nello specifico, questo diffusore di aromi della Vava con un design zen. È un diffusore che mi ha colpito subito. Come vedrete, molto, con un design bellissimo e un funzionamento molto semplice. Quindi adesso vi andrò a elencare pregi e difetti di questo prodotto e come metterlo in funzione. Ma come ho detto prima, metterlo in funzione è una cosa semplicissima. Comunque andiamo adesso a vederlo più da vicino. Allora, nella confezione possiamo trovare la vaschettina in plastica per poter riempire il serbatoio, troviamo la spazzolina per poterlo pulire, il manuale che è anche in lingua italiana e l'alimentatore per poterlo attaccare, collegare alla corrente. Ora andiamo a vedere da vicino il diffusore, come potete vedere, un bellissimo design. Potete vedere, molto molto bello. Secondo me si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. All'interno qui abbiamo la sua mascherina che, come vedete, è estraibile, fa in modo che non fuoriesca l'acqua. E qui abbiamo il serbatoio con il livello massimo, che è questo qui, per l'acqua da mettere, e ovviamente la vaschettina, che questa è fissa e non si toglie. Comunque si pulisce tranquillamente senza problemi. E davanti abbiamo i due pulsanti, uno per far partire la diffusione de degli aromi a livello continuato oppure a intermittenza, 30 secondi di diffusione, 30 secondi si ferma, poi riprende di nuovo altri 30 secondi di diffusione, e questo invece è il pulsante per attivare le luci, perché questo diffusore ha anche le luci, come dopo vi farò vedere, ha 5 luci LED, 5 tipi di colore, che sono selezionabili a rotazione, oppure si sceglie un colore predefinito, quello che vi piace di più, ecco, insomma. Come potete vedere, allora ve l'ho fatto vedere bene. Qui sotto ovviamente c'è la ventolina, l'attacco per la corrente. Allora, dopo aver fatto tutte le operazioni, il riempimento del serbatoio e tutto quanto, si preme il pulsante di accensione e il diffusore parte. Come potete vedere, adesso è in diffusione continua, cioè lui finché non esaurirà tutta l'acqua continuerà ad andare. Ovviamente è possibile anche stopparlo manualmente, tenendo premuto sempre lo stesso tasto per più di un secondo. Se volete metterlo in modalità a intermittenza, cioè nel senso che 30 secondi di diffusione, 30 secondi di pausa e altri 30 secondi di diffusione e così via, basta ripremere di nuovo lo stesso pulsante. Adesso vedrete che piano piano comincia ad andare ad intermittenza. Adesso vediamo quando parte. Adesso starà facendo i 30 secondi di diffusione,
e poi si dovrebbe spegnere. Vediamo. Ecco, come potete vedere si è stoppato, adesso aspetteremo 30 secondi e praticamente dovrebbe partire la diffusione di nuovo per altri 30 secondi per poi ristopparsi e ripartire per altri 30 secondi. Vediamo. Vediamo se parte. Ecco, infatti è partito, vedete, altri 30 secondi di diffusione. L'altro pulsante, come vi avevo detto, serve per le luci. Tenendolo premuto, come vedete, si illumina. Adesso qui dovrebbe andare a fare tutti i colori. Ecco, come potete vedere, cambiano i colori. Adesso non ve lo posso inclinare perché c'è l'acqua dentro. Come vedete, cambia tutte le varie colorazioni. Se volete scegliere un determinato colore, lo premete di nuovo e il diffusore si ferma sul colore predefinito. Se poi vi viene voglia ulteriormente di cambiare di nuovo colore, è molto molto semplice, li potete scorrere cliccando una volta, vedete, si scorrono tutti i vari colori finché non arrivate a quello che vi piace di più. Come vedete, il funzionamento è molto molto semplice, quindi niente di così difficile. Allora, eccoci giunti alle conclusioni finali. Adesso vi dirò pregi e difetti di questo diffusore dopo averlo provato. Partiamo dai difetti. È il leggero ronzio o rumore emesso dalla ventolina nella parte posteriore, che purtroppo fa sì che non si possa mettere in un comodino mentre si sul comodino mentre si dorme, perché purtroppo questo leggero ronzio o rumore si sente, quindi potevano studiarla leggermente meglio anche questa. Ora veniamo invece ai pregi. Allora, innanzitutto il design, che come vedete è molto zen, devo dire molto bello, e si adatta a qualsiasi tipo di arredo, secondo il mio parere. Seconda cosa, mi è piaciuto molto il fatto della selezione dei colori. Il colore lo si prende subito e con il pulsante del click del pulsante, fatto molto bene come click, si ferma immediatamente il colore su quello desiderato. Una volta fermato, poi dopo cliccando sempre lo stesso pulsante, si possono scorrere, quindi è molto, tutto molto molto più semplice. Questo mi è piaciuto molto. E per finire, la diffusione degli aromi, devo dire una diffusione molto uniforme, quindi anche questo mi è piaciuto. Il prezzo lo metto nei pregi perché è abbastanza basso, quindi è alla portata di tutti, e devo dire che questi sono i pregi che ho trovato in questo diffusore. Se vi interessa l'acquisto, vi lascio il link in descrizione, così se volete acquistarlo, lo potete acquistare. Allora, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, altrimenti iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Cova Alessandro.